Per favorire la velocità della lezione, quindi con l'inserimento dei contenuti, ho provveduto a inserire altri dati all'interno della tabella in maniera tale che riusciamo a fare delle query di selezione che sono più corpose, cioè che restituiscono più dati. Allora, creiamo una query di selezione relativa sempre alle date e quindi attraverso la struttura query. Quindi selezioniamo la tabella dati, come abbiamo detto, quindi ripetiamo leggermente il processo, e quindi questo è il primo passaggio. Nel secondo passaggio inseriamo con un doppio clic i campi che ci interessano e poi ci posizioniamo sempre all'interno dei criteri in corrispondenza del campo data. A questo punto inseriamo la data 28 dicembre, novembre 2012. Abbiamo detto che se seguiamo questa query, ebbene abbiamo soltanto le 20, quindi che sono state fatte il giorno 28, proprio perché la query di selezione mi consente di stabilire un preciso criterio per interrogare la tabella. Ritorniamo in visualizzazione struttura. Se anziché stabilire una data ben precisa, noi stabiliamo invece un intervallo, o meglio, diciamo superiore, fammi vedere, tutto ciò che è stato venduto a partire dal giorno 28/11/2012, ebbene io a questo punto, inserendo il simbolo del maggiore, vedete, prima della data, avrò la possibilità di consultare all'interno della tabella dati tutte, grazie a questa query che sto eseguendo, tutte le vendite che sono state fatte nei giorni successivi al giorno 28. Infatti, quando eseguiamo, vedete, abbiamo solo i campi, solo i record che fanno riferimento alle date successive al giorno 28. Se invece oltre al, diciamo, quello che accade il giorno 28 voglio includere anche quello che è avvenuto il giorno 28, è sufficiente che io inserisca maggiore oppure uguale al giorno 28/11/2012 e a questo punto avrò anche, siccome ho inserito oltre al maggiore anche il simbolo dell'uguale, avrò nella mia dynaset di query, quindi nel risultato di questa query, anche le vendite che sono state effettuate il giorno 28, quindi non soltanto a partire, quindi dopo il giorno 28, ma anche nel giorno 28. Esegui, quindi come vediamo, vedete, cioè il giorno 28/11 è stata venduta una bicicletta e una palla, quindi di conseguenza ho anche all'interno di questa interrogazione questo tipo. Allora, queste vendite che sono state effettuate in questi giorni. Ovviamente il criterio vale anche al contrario, per cui supponiamo che io voglia, vedere tutto ciò che è stato venduto prima del giorno 28, senza includere il giorno 28, c'ho la possibilità di mettere minore giorno 28/11/2012 e fare l'invio su esegui. A questo punto faccio esegui, vedete, ho tutte le vendite che sono state fatte prima del giorno 28, non è stato incluso il giorno 28, basta, è sufficiente inserire l'uguale per vedere tutto ciò che è stato venduto fino al giorno 28.